ci troviamo in compagnia del signor Salvatore. Salve. Signorina Liliana. Benissimo. Allora, come lei ben sa, domenica non ci sarà il concerto di Vasco Rossi. Cosa pensa, insomma, di questa iniziativa che Avellino ha tentato di promuovere? Penso che annullare un concerto, soprattutto per i giovani che oggi corrono a vedere queste manifestazioni, penso che è stato un male annullare il concerto. Praticamente con i giovani bisogna essere amici, bisogna far capire che, diciamo così, che la vita va presa di impeto, come dire, rispettando i propri doveri e praticamente dando spazio a quelli che hanno idee che possono promuovere. Grazie. Poi volevamo sapere come ha trascorso le vacanze e quanto la crisi ha influito sull'organizzazione delle stesse. Sinceramente, da parte mia, ho fatto un mese d'agosto un po' particolare perché ho avuto una cognata a Caldarelli che purtroppo sono rimasto avvilito nel vedere come funziona un ospedale nel mese di agosto. Qualche cosa di tremendo. Vedere proprio come si dice, la mala sanità. Ecco, sinceramente. Grazie mille. Un saluto agli amici di Campagna Tubo. Va bene. Un arrivederci, perché sinceramente Avellino, questa è la prima volta che ho visto questa villa ed è veramente è qualcosa di bello, però penso che bisogna migliorarla perché è un patrimonio per la città di Avellino. Grazie.